Effettivamente l'osservatorio InfoJobs riferito ai dati del 2020 rivela, è inevitabile, un calo delle offerte di lavoro rispetto all'anno precedente. C'è però da segnalare un trend che io definirei incoraggiante perché la seconda metà dell'anno si è chiusa con una contrazione inferiore al 25% rispetto all'anno precedente, contro un trend invece della prima metà dell'anno che era ben superiore al 30%. Se uniamo questa informazione con i risultati di una survey che noi abbiamo somministrato a una buona parte delle nostre aziende clienti, riferita quindi alle speranze riferite al 2021, possiamo sicuramente concludere che la speranza nelle aziende di poter tornare a implementare i propri organici sta tornando, per cui esattamente come nel 2020, tre aziende su quattro si sono dichiarate propense o comunque favorevoli ad ampliamenti di organico nel corso dell'anno. Certo, la pandemia qualche cosa ha cambiato nei comportamenti delle aziende, tanto che cambierà la modalità con cui le aziende andranno a ricercare i propri talenti. Questa è sicuramente una delle principali linee che sono emerse all'interno di questo studio. C'è un trend che noi abbiamo già cominciato ad osservare nelle nostre aziende, nelle aziende clienti. Le aziende stanno certamente continuando a pubblicare annunci di lavoro perché in questo modo vanno a intercettare un audience e un'utenza che è quella che attivamente sta cercando lavoro. Ma hanno imparato ed hanno capito che c'è la possibilità di andare a cacciare talenti anche attraverso delle ricerche in database che nel corso dell'ultimo anno sono aumentate in maniera esponenziale, proprio perché le aziende stanno andando a cercare candidati che possono essere utilizzati, per esempio, in maniera anche più flessibile rispetto agli anni precedenti. E noi abbiamo proprio registrato come circa 10.000 aziende nell'ultimo anno abbiano visionato ben più di 1 milione di CV all'interno del nostro portale, arrivando ad intercettare e quindi ad ingaggiare più di 60.000 candidati unici direttamente, senza che questi avessero risposto ad un annuncio di lavoro. Effettivamente, quindi, c'è un trend, c'è un cambiamento nei comportamenti diciamo, delle aziende nella ricerca dei talenti. Big Data ed HR è sicuramente il trend del 2021, perché all'interno della nostra survey, quella che abbiamo somministrato alle nostre aziende clienti, di gran lunga è emerso come il tema principale da affrontare nel corso dell'anno. Evidentemente, il grande strappo che c'è stato nella gestione delle risorse umane nel corso dell'anno ha evidenziato come i dipartimenti delle risorse umane devono dotarsi di strumenti per gestire anche banalmente una forza lavoro che ormai è remotizzata, non è più incentrata nello stesso spazio fisico in cui per decine di anni ci siamo abituati a pensare come al nostro spazio di prestazione di lavoro. Non solo, nella attrazione del talento, i dipartimenti delle risorse umane si stanno dotando di strumenti di misurazione che ricordano certe tipologie di misurazione del marketing, per cui sicuramente stiamo andando in una direzione di grande vicinanza tra il mondo delle risorse umane e il mondo dei dati. Sicuramente ci sono altri trend che sono stati evidenziati che in certo qual modo hanno una vicinanza con il mondo dei dati. Basti per esempio riflettere su come le aziende, per esempio, abbiano indicato il purpose-driven HR come uno degli elementi di possibile attrazione, quindi come leva per costruire una politica di employer branding per attrarre candidati. Sappiamo che in un mondo in cui le competenze, il saper fare ha un'obsolescenza estremamente veloce rispetto a un po' di tempo fa, risulta vincente la capacità di un'azienda di attrarre i migliori talenti, di attrarre le competenze che sono rare, che sono difficili da andare a trovare, con uno storytelling che sia efficace e che trasmetta il grande perché ai candidati del lavorare per un brand, per un'azienda, per un'organizzazione. Ed inevitabilmente, sempre un'attività a metà tra le risorse umane e il marketing, la misurazione, l'identificazione di KPIs e il rispetto di funnel diventa, come dire, il pane quotidiano di un dipartimento HR che solo magari qualche anno fa non era abituato a misurarsi con certe metriche. Battaglia tra competenze e titoli di studio.
Io penso che non ci debba essere una battaglia, ma che casomai ci debba essere una collaborazione, perché il mondo sta correndo, sta andando avanti molto velocemente, e quelli che erano i paradigmi che banalmente le persone della mia generazione, quindi dei 40-50 anni, erano abituate a considerare, sono semplicemente state superate. Oggi la linea del tempo non corre allo stesso modo per tutte le persone, per cui non è assolutamente scontato che il percorso ideale cui eravamo abituati noi, le scuole superiori, l'università, l'ingresso nel mondo del lavoro, debba essere vissuto ed interpretato nello stesso modo in cui lo abbiamo interpretato noi. Oggi, per esempio, l'ingresso nel mondo del lavoro può avvenire prima, frequentando quindi una scuola che attribuisca delle competenze, e questo in nessun modo è in battaglia, come stavamo dicendo, con il fatto di poter poi approfondire un percorso universitario in una seconda occasione, anche perché la tecnologia ci è venuta incontro, ci dà la possibilità di gestire al meglio il nostro tempo, di far coesistere lavoro e studio in maniera assolutamente efficiente, ed anche le aziende oggi vanno a cercare competenze e non titoli, fine a se stesso. Per cui, dal mio punto di vista, non ci deve assolutamente essere una guerra, ma un momento di collaborazione di tutti i soggetti che a vario titolo operano all'interno dell'ecosistema dell'incontro di domande e offerta di lavoro. Abbiamo tutti un ruolo differente, anche noi che lavoriamo nel mondo del digitale, dobbiamo cercare di convergere e di creare un ecosistema che sia semplicemente più contestuale agli anni che stiamo vivendo. Che responsabilità? Non mi posso esimere dal dare un consiglio a chi si sta affacciando oggi al mercato del lavoro. Lo devo fare anche per, come dire, responsabilità oggettiva. Una delle mie delle cose che devo saper fare nella mia professione è quella di mettere insieme domande e offerte di lavoro, che non è fatta soltanto di chi come me ad una certa età sa fare, ma anche di chi si sta affacciando e ha la necessità di affrontare le prime sfide e quindi di vivere il lavoro anche come un momento formativo. Ecco, il mio più grande consiglio è quello di non limitarsi a cercare nella direzione di ciò che si è studiato, ma di sperimentare, di non rimanere fermi e di vivere il proprio percorso professionale non come qualche cosa di sclerotizzato che possa andare in una sola direzione, ma di vivere ogni singola esperienza come l'opportunità di apprendere, proprio perché oggi le aziende cercano soft skill sviluppate, capacità per esempio di vivere in team, capacità di ascolto, capacità di relazionarsi, capacità per esempio di saper stare in contesti multinazionali, che banalmente si può apprendere anche svolgendo un lavoro che non è in linea con le cose che abbiamo imparato a scuola, ma che in qualche modo può andare ad arricchire, chiaramente se raccontato all'interno di un curriculum in maniera adeguata, dicevo, può andare a costruire il profilo professionale in maniera assolutamente accattivante per un'azienda che sta cercando un junior, ma che abbia avuto delle esperienze a questo punto anche di vita, che possono avere in qualche modo costruito il suo patrimonio, il suo bouquet di soft skills. La cosa che mi sento di raccomandare per davvero è di non fermarsi mai nell'imparare qualche cosa. Bisogna studiare sempre, è importante per costruire il proprio profilo professionale.